Una folla scatenata di bambini ha accolto la Befana che in sella alla sua scopa si è calata dagli oltre 80 metri di altezza del campanile della chiesa di Santa Maria Immacolata a Sant'Orso. Una volta scesa, la simpatica vecchietta con alcuni aiutanti ha distribuito palloncini e circa 1200 calze piene di dolci. Grande successo dunque anche per l'edizione 2013 di un'iniziativa attesa e capace di richiamare numerosi visitatori da tutto l'Alto Vicentino, organizzata dal Comune con la collaborazione delle associazioni dei negozianti, dei fanti e degli artisti di Sant'Orso e l'aiuto della Protezione Civile. È una grande soddisfazione, è una tradizione che si ripete ormai da molti anni. Abbiamo la fortuna di avere un campanile molto alto e un'associazione commercianti molto attiva. E questo quasi automaticamente determina l'afflusso di molte persone. Ad arricchire la festa tante iniziative collaterali, come la presenza di due zampognari, l'ultracentenario presepio dei Girolimini, cioccolata calda e vin brûlée per tutti, l'estrazione di una lotteria e la premiazione del presepio realizzato dagli studenti delle scuole medie e primarie per il concorso sulla scia della cometa. Quest'anno hanno realizzato un presepe unico, basato un po' sulla riflessione sul futuro e sulle persone che hanno più bisogno di amore nel mondo. Ed è stata una cosa veramente quasi toccante, perché sono riusciti a cogliere dei messaggi forti, molto forti.